stati un po' rumorosi, a dire la verità, quindi, però va bene così. A me è piaciuto tantissimo ieri questo calore, non me l'aspettavo, tante persone assistere a un allenamento e poi incitare la squadra, chiamarli sotto la curva, sotto la tribuna, e quindi è stata una cosa, io credo, poi parlando con quei ragazzi, che sia stata una cosa anche toccante. Io credo che un giocatore debba vivere queste emozioni in senso positivo, sono emozioni motivanti. Anche fare un allenamento, sentire l'incitamento di un gruppo di tifosi che ci ha seguito per tutto l'allenamento, per un'ora e mezza d'allenamento, io credo che poi sia stimolante per un giocatore. Deve far piacere questo, non intimorire, ma dargli tanta energia. Mi ha fatto enormemente piacere, mi auguro che ci siano ancora questi siparietti, anche se un po' rumorosi, va bene così. Beh, diciamo Falasco sta facendo passi importanti, però io, ecco, sarà un discorso per la prossima settimana, l'aggregazione sua al gruppo. Cresi ci ha fatto a parte, penso di recuperarlo perlomeno per la panchina. Migliorini bene, oggi si è allenato all'interno del gruppo. Migliorini, come oggi ha iniziato anche a fare qualcosa, ne sapremo più domani. D'Angelo ha fatto anche una parte assieme alla squadra. Pecorini ci vorrà ancora qualche giorno, perché ha avuto una leggera ricaduta, e poi il resto poi nella normalità, insomma, ecco. Bidawi, non capisco neanche io Bidawi, sinceramente, dove ecco, credo che magari noi stiamo facendo di tutto per recuperarlo, qualcosa deve fare anche lui per venirci incontro. Molto, molto fisica, molto forte, molto compatta, che forse ha la coppia, una delle migliori coppie davanti di attaccanti. E quindi strutturata bene, forse magari ci si aspettava anche qualcosa di più, che potesse anche entrare e giocarsi qualcosa come playoff. Però ecco, credo che anche l'ambiente, anche la società sa che si gioca tanto sabato prossimo, perché è una squadra che già da stasera parte e va in ritiro, per cui per loro è fondamentale la partita contro l'Avellino. Sì, sto pensando in effetti magari di avere, se ho la possibilità su qualche ruolo, anche di alternare qualche giocatore tra sabato prossimo e martedì col Cittadella. Anche se la partita importante non è martedì col Cittadella, ma è sabato col Carpi, è fondamentale fare il risultato sicuramente. Voi mi chiedete di un giocatore, di Morosini. Io vedo che avrebbe la necessità di giocare, di trovare una condizione migliore, e la condizione migliore sicuramente la si trova giocando, però lo vedo più brillante rispetto a 20 giorni fa.